pandemia sta creando un impoverimento non solo economico, ma anche culturale. Questo l'abbiamo già sentito dire e lo continuiamo a ripetere. Ma dopo le vacanze di Natale doveva esserci la didattica in presenza anche alle superiori. E invece c'è ancora uno slittamento. Ora, siccome hanno preso dei provvedimenti, hanno sistemato le scuole con grande impegno, i presidi, gli insegnanti e tutti il personale della scuola, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione perché è necessario che i ragazzi vadano a scuola, perché solo con la didattica in presenza che garantisce a tutti pari opportunità, perché ormai sappiamo che la questione della connessione internet non è per tutti la stessa cosa. Ci sono ragazzi che non riescono a partecipare alle lezioni proprio per impossibilità legata alla connessione. E poi la didattica a distanza non dà quella relazione che è indispensabile, per uno studente che si sta formando. E quindi impoveriamo i ragazzi dal punto di vista anche culturale perché il loro futuro viene compromesso. Ormai è quasi un anno che va avanti questa situazione. E quando mi sento dire trova tu una soluzione, io sono una filosofa e non sono un governante pagato per fare questo. Quindi la mia risposta è questa: non dobbiamo, noi cittadini trovare la soluzione. Un'altra cosa che desidero sottolineare legata a questa situazione che crea sconcerto, che crea confusione ancora una volta, è la questione dei colori dati alle regioni. Pensiamo al giallo rinforzato. Che diavolo significa? Il giallo è giallo. Avevano stabilito che il giallo voleva dire liberi tutti di muoversi, adesso non è più così, perché il giallo rinforzato non si può cambiare regione, ma se io penso al semaforo rosso vuol dire solamente fermati, come il verde vuol dire vai. E quindi anche questa cosa dei colori che cambiano significato crea confusione in tutto questo bailame di veramente di caos che non è più accettabile. Quindi mi auspico vivamente che le cose vengano sistemate nel giusto modo. Quindi speriamo davvero. Un saluto a tutti e al prossimo incontro.